446esimo giorno di guerra. La notte scorsa i russi hanno lanciato su Kiev un attacco aereo di intensità eccezionale. Lo ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina. Si è trattato del massimo numero di attacchi missilistici nel più breve lasso di tempo possibile, ha spiegato l'amministrazione. Dal sistema di difesa sono stati abbattuti 18 missili, di cui 6 ipersonici. Da Mosca, tuttavia, annunciano di aver neutralizzato il sistema di difesa Patriot. Sul fronte diplomatico c'è grande attesa sull'esito della missione in Europa dell'inviato cinese Li Hui, a Kiev, poi a Mosca, passando per Polonia, Francia e Germania, in cerca di una soluzione alla crisi. Ed anche l'Africa si muove. Il presidente sudafricano Ramaphosa ha annunciato che sia Mosca che Kiev hanno accettato di ricevere una missione di pace di 6 paesi africani. Per la pace si mobilita anche Re Salman, che ha invitato Zelensky in Arabia Saudita.